Eccoci qui, ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, di cosa parliamo oggi? Acquisti, video non lunghissimo, fortunatamente, di acquisti misti. Diciamo che c'è un po' di prodotti che ho acquistato al DM l'ultima volta che sono passata perché mi serviva carta igienica, Scottex e acqua, erano diciamo le urgenze del momento, ma ovviamente già che ero lì ne ho approfittato e ho preso due o tre cose che mi servivano. Quindi vi mostrerò gli acquisti, appunto, gli ultimi acquisti del DM. Non so più a che video il DM sono arrivato ormai perché ho perso decisamente il conto, ma ormai sono veramente tanti, sarà. Non lo so, non voglio neanche pronunciare un numero a caso perché non ne ho idea. Allora, non so come mai io ho due. Ah, certo, sì, perché le cose che ho preso per la casa le ho pagate col conto in comune mio e di Nicola, esatto, e le altre cose invece per me le ho pagate io. Uno scontrino da 24 e l'altro da 17. Spendicchio sempre, comunque al DM, vuoi o non vuoi. Alla fine anche qua ho speso 40 euro. Vabbè, però insomma un po' di, diciamo che ho preso un po' di cose che comunque erano relativamente costose. Vabbè, ho preso carta appunto da cucina, prendo sempre appunto la confezione grande e l'ho pagata 2,89 euro. Poi ho preso appunto la carta igienica, anche qua la confezione grande da 8 rotoli se non sbaglio, 2,39 euro. Poi una delle cose che ho pagato di più, ma che ho voluto comunque provare, è uno spray che ho pagato 6,99 euro, è della marca Ariasana, che è la stessa marca diciamo di tutte quelle cose per l'umidità. Ed è questo spray disinfettante multiuso. Io usavo della stessa, diciamo, tipologia, quindi come prodotto medesimo, diciamo, utilizzo a quello della Just, quindi come si dice? Non mi viene il nome. Perché non mi viene il nome? Leucasol, ecco, non mi ricordavo come si chiamava. Che è uno spray più piccolo di questo, se questo sono 150 ml, se non sbaglio quell'altro sono 100 o addirittura 75, comunque più piccolino, che costa 10 euro di più perché quello costa 16 euro. È anche quello uno spray disinfettante dal profumo aromatico, veramente un profumo buonissimo. Che oltre a utilizzarlo per disinfettare, quindi non so, nel letto prima di andare a dormire, ma soprattutto io lo spruzzavo sui cuscini perché avendo anche questo odore balsamico aiutava la respirazione, soprattutto di Nicola che è russa, prima di andare a dormire, rilassava ed era una buonissima fragranza. Quindi sia come diciamo deodorante sui tessuti, sui capi magari, diciamo, quando si lavano e si mettono via o per rinfrescarli, insomma, in generale lo utilizzo in diverse maniere, sia per profumare che per disinfettare, diciamo così, molto molto comodo. Anche per esempio spruzzato all'interno del sacchetto, diciamo, di fazzoletti per renderli balsamici, anche quello è un altro utilizzo comodo. Soprattutto insomma durante l'inverno e periodo raffreddori. Quello però costa veramente tanto, quindi per quanto mi piaccia il suo utilizzo, costa parecchio, quindi volevo diciamo un'alternativa. La mia collega, che anche lei aveva acquistato Leucasol insieme a me, aveva acquistato questo prodotto su Amazon che appunto per sostituirlo. A lei non interessava tanto il profumo quanto l'azione disinfettante e aveva appunto provato questo prodotto. Quindi l'ho visto al DM e ho deciso di provarlo anche io. Qua dice che è uno spray disinfettante multiuso, ideale per l'ambiente, le superfici e i tessuti d'arredo. Dice freschezza balsamica, quindi ciò mi fa pensare e sperare che
Si è anche un po' profumato, non dico come Leucasol, che comunque ha un buonissimo profumo. Inoltre, tra l'altro, Leucasol è un marchio registrato, quindi è un brevetto proprio loro, un po' come l'olio 31. Fa nulla se poi magari altri brand li imitano, però, per esempio, Just è proprio il brevetto dell'olio 31 della Just. Io non lo sapevo, però è così. Comunque, uccide il 99,99% dei batteri. Elimina i cattivi odori, presidio medico-chirurgico. Quindi, ecco. Proviamo, ho detto, ma sì, dai, vediamo come ci troviamo e proviamolo. Anzi, proviamolo subito con voi. Dove lo spruzzo? Lo spruzzo sul letto. Profumo no. Vi dico già che quello non ha niente a che vedere. Poi magari spruzzandolo meglio si sentirà di più, non lo so. Per il momento no, come profumo direi che la freschezza balsamica io non la sento. Anzi, sento più odore di chimico, però vabbè, vedremo. Poi ho preso la tavoletta da sostituire a questa qui che ho in camera che è finita. Questa qui sempre per appunto le vaschette dell'umidità e questa l'ho pagata 4,19 euro. Costano un fottio questi prodotti, veramente, però purtroppo in casa mia c'è un problema enorme con l'umidità e per cui se non voglio ritrovarmi con i vestiti rovinati, le scarpe rovinate, le borse rovinate, i mobili rovinati, tutto rovinato, purtroppo mi tocca fare qualcosa. Calcolate che tengo acceso, adesso un po' meno in realtà, sono sincera, però ci sono stati periodi in cui tenevo acceso il deumidificatore, quello grande, per tutta praticamente la giornata e se lo tengo acceso tutto il giorno lo devo svuotare due volte, quindi si riempie due volte per 15 kg, 15 litri, quindi 30 litri di acqua al giorno che questa casa trasuda. E se non viene catturata, dove vuoi che vada? Sulle mie carissime cose. Quindi per evitare ciò, ho anche nei posti dove non c'è il deumidificatore che va, le vaschette in bagno e in questa camera, quelle vaschette appunto per l'umidità, all'interno delle quali bisogna appunto inserire queste capsule. E appunto io ho preso questa qui con la profumazione alla lavanda, giusto per... Se non sbaglio, lei si trova, cioè sì, sono sicura che lei si trova anche dai cinesi, se non sbaglio costano meno dei cinesi, solo che avevo l'urgenza di acquistarle perché appunto l'avevo terminata e mi trovavo lì e quindi ho detto vabbè, acquistiamo. Però se non sbaglio costano 1 euro in meno dei cinesi, sui 3 euro e qualcosa, forse 3,99 euro. E qua invece 4,19 ho detto, quindi sì, qualcosina in meno. C'è stata una volta che le ho trovate ancora meno, però non mi ricordo dove e forse probabilmente era un'offerta perché io a quel prezzo non le ho più trovate, sui 2 euro qualcosa. Vabbè. Poi ho preso le mie amate caramelle Ricola, Melissa, Limoncella, che mi piacciono tanto tanto tanto. Quindi già che ero lì ho acquistato anche queste e le ho pagate 1,79 euro. Poi ho preso, era in offerta se non sbaglio, sì, non ne sono sicura ma probabilmente sì. L'olio di mandorle dolci, in realtà questa è una seconda confezione che acquisto, è di scorta, diciamo così, perché in realtà ne ho un'altra chiusa lì ad aspettarmi. In realtà mi sono resa conto, dopo aver acquistato questa, che sono piena zeppa di oli corpo. Fortunatamente mi piacciono e li uso molto, ma ho oltre a questo qui un'altra confezione uguale, stessa, identica, sempre dei provenzali. Infatti ve la faccio vedere magari. Dice vabbè, l'olio corpo numero uno in Italia, boh, sarà vero, non lo so, dei provenzali, è l'olio di mandorle dolci puro senza profumo, elasticizzante, cosmetico sostenibile, vegetale, non è appunto un prodotto certificato, ma dovrebbe essere appunto
Purissimo. Ingredienti: olio. Esatto. Quindi assolutamente puro e senza appunto profumazioni. E c'è anche un secondo. 6 mesi di PAO. Stavo dicendo, c'è anche con le varie profumazioni. Io in uso in questo momento ho quello al profumo di magnolia, che in realtà è praticamente finito, ma è lì che non lo voglio buttare, ma è finito. Ce l'ho alla profumazione di tè verde, che è appunto in scorta, e sempre come ho dei provenzali, stessa marca. E dicevo, la variante senza profumo in realtà costa più o meno uguale, se non forse addirittura di meno, o diciamo uguale, ma è di più. Se non sbaglio, c'era in offerta tutti gli oli dei provenzali, sempre 3,99 euro come pagato questo. Però la quantità di questo sono 250 ml, mentre quelli profumati sono 200 ml. Quindi sia per quello, sia perché comunque questo è più versatile, universale, non mi va a condizionare in nessun modo, non avendo profumazione, essendo così puro, ho preferito acquistare questo. Se poi voglio profumarlo, posso metterci io un olio essenziale, una fragranza, qualcosa. Il fatto che sia puro, però, veramente mi permette di usarlo come cavolo mi pare, senza nessunissimo problema, senza allergeni né nulla. E poi, inoltre, è di più, sono 50 ml in più, per cui assolutamente più conveniente. E vi stavo dicendo, scusate se mi impapino un attimo, è un po' che non giro video, mi sa. Cioè, mi sa, si vede. Dicevo, ho scorte di oli, però vabbè, l'ho trovato in offerta, quindi comunque l'ho acquistato. Sapevo di averne tanti, ma sono andata a verificare ed effettivamente ne ho veramente parecchi, perché appunto due di questo, uno profumato al tè verde, un altro di tè a natura, no, forse quello l'ho finito, perché lo cercavo e non lo trovo più, quindi mi sa che quello di tè a natura sta finito finalmente. Sempre appunto olio di mandorla. Due confezioni di quelli di botanica acquistati al Tigotà, una messa in uso e l'altra in scorta. Un olio corpo sempre del DM di Balea. L'olio quello anticellulite che sto utilizzando in questo momento di Alverde, che è fotonico, pazzesco, bellissimo, buonissimo, lo devo riacquistare sicuramente. Due oli corpo di Alterra acquistati l'anno scorso a Berlino da Rothman. Ho uno olio corpo di Sien, quello anticellulite, sì. Uno sempre di Sien alla mandorla, la confezione quella rosa, quindi sempre mandorle dolci. E devo averne un altro ancora, ma non sono sicura. Ah, sì, un olio al neem. Potrebbe esserci ancora qualcosa. Comunque, ecco, capite bene che potrei friggermi tutta con la quantità di olio che ho a disposizione. Comunque, è un prodotto che utilizzo. E quindi insomma consumo facilmente. Il fatto che poi dopo non scada, a parte quelli di Balea e di Alterra, che infatti sto cercando di consumare prima quelli perché hanno una scadenza, gli altri hanno scadenza al momento in cui li apro, quindi se non vengono aperti, questo per esempio dura 6 mesi, una volta che lo apro mi dura anche meno di 6 mesi assolutamente, quindi ci sta avendolo trovato in offerta. È un prodotto che uso di più, molto di più d'inverno. Però diciamo che comunque anche d'estate, se per esempio abbiamo problemi con scottature e quant'altro col sole, sicuramente idrata tantissimo, elasticizza la pelle tantissimo, per cui potrebbe essere comunque un buon alleato anche estivo, anche se la texture forse d'estate potrebbe essere un po' più fastidiosa, diciamo così. Va a gusti. Che altro volevo dirvi? Non mi ricordo. Non lo so, stavo facendo un'altra riflessione nella mia testa sul perché e per come acquistare questo prodotto, ma vabbè, mi sembra di essere stata abbastanza esaustiva.
Poi ho riacquistato due miei amati deodoranti. Eccoli qui. Allora, questo ce l'ho, nel senso che ce l'ho ancora anche in bagno, tra l'altro, l'avevo lasciato lì senza finirlo perché è uno dei miei preferiti come profumazione e quindi non volevo assolutamente finirla. Essendo una profumazione un po' più estiva, lo volevo conservare per l'estate, vi dico la verità. L'ho ritrovato, ho visto che c'era, era un po' che non lo vedevo e quindi l'ho riacquistato. Sto aspettando quello al mango, mannaggia loro, non lo trovo più, non lo trovo mai. E vabbè, speriamo che lo ripropongano quest'estate. Non è una limited edition, però si vede che a seconda dello stock che predispongono per ogni negozio, lo mandano o non lo mandano, non lo so come funziona. Comunque, avete sentito parlare tantissimo di questi deodoranti, almeno sul mio canale, perché a quasi ogni video DM, insomma, in quasi ogni video DM trovate almeno un deodorante, se non di più. In questo caso trovate anche questo che, allora, questo non ve l'ho detto, è la variante al profumo di pesca e maracuja, che è il fruit passion. Praticamente io sono un amante del fruit passion, e quindi insomma mi piace tantissimo la profumazione. Quest'altro invece è più recente, anche questo non dovrebbe essere una limited, però comunque è una nuova uscita. Io l'ultimo video l'avevo acquistato questo quello nella variante viola. Siccome questo l'ho già finito, ho deciso di riacquistarlo. Mi è durato un cazzo, devo essere sincera. È vero che il prezzo è molto basso perché questi deodoranti costano quello di prima 1,19 € e questo qua 99, che infatti è più piccino. Esatto, questi sono 200 ml, questi 150. Allora, mi è appunto durato poco perché lo spruzzavo ovunque, come faccio sempre con questi deodoranti, quasi più utilizzato quasi come profumo in realtà che deodorante. E la particolarità di questo, così come di quello viola, che appunto potete vedere nell'altro video, è che sono praticamente una sorta di dupe di imitazioni di profumi famosi. Questo è della Vie Belle di Lancôme, mentre quello viola è di Alien. Siccome è difficilissimo, tra l'altro, trovare delle imitazioni, soprattutto di Alien, l'ultima volta io l'avevo appunto acquistati. Ho provato questo per il momento, Alien, non ancora, cioè, dico Alien, ma in realtà è la variante viola di questo, ecco, capitemi. Quello non l'ho ancora provato, questo l'ho provato e me lo sono letteralmente mangiato, consumato in pochissimo, usato sia proprio come vero e proprio deodorante, di cui, ripeto, l'efficacia forse può essere messa in dubbio a seconda delle condizioni effettive del vostro corpo, dell'attività fisica che fate, del clima e di altre condizioni atmosferiche e non, insomma. Quindi potrebbe non durare 24 ore come indicato sulla confezione, però a me piaceva proprio utilizzato quasi come se fosse un'acqua profumata, quindi spruzzato proprio a go go un po' ovunque e niente, mi piace e insomma. Mi trovo bene con questi prodotti, con questi deodoranti, per cui niente. Questo che è finito l'ho riacquistato, ma non, insomma, proverò anche quello viola e non nego di poter comunque riacquistare anche quello viola. E, insomma, mi piacciono. Poi ho ripreso dopo tanto tanto tempo un prodotto che era anche questo un po' una costante dei miei acquisti DM, cioè il balsamo antigiallo. Allora, di solito acquistavo shampoo e balsamo in combo e come vi ho spiegato e vi ho già detto in altri video, non è la mia variante preferita, è un prodotto, diciamo così, emergenza, passatemi il termine, un prodotto mantenimento, un prodotto che io vado a utilizzare
o meglio, utilizzavo in precedenza, appunto quando avevo i capelli grigi, proprio per mantenere il riflesso argento grigio sui capelli, per non rischiare che virassero nel giallino. In questo momento il mio colore di capelli è un po' indefinito perché è verdino, diciamo così, perché purtroppo sta colorendo tutto e quindi l'azzurro che c'era insieme al giallo del capello biondo mio decolorato mi vira sul verdino, che è tremendamente difficile da mandare via. In questo momento io vorrei rifare delle altre colorazioni che ho a disposizione in casa, che sono tra l'altro di Balea, è anche, vabbè, di un altro marchio, ed ho il rosa e anche l'argento. Il problema è che su questo tipo di colore ho paura che non mi prenda, quindi forse il grigio ancora, ma il rosa ho paura che con questa base, con questo colore, mi possa diventare una schifezza, non so che colore, ecco. Quindi per non rischiare di buttare via il prodotto, vorrei aspettare che si scaricasse ancora di più, e se vedo che sta passando troppo tempo, che arrivo veramente ancora ad avere sti capelli di merda per troppo tempo, probabilmente mi rassegnerò ad andare dal parrucchiere a fare un decappaggio, vedremo. Nel frattempo sto cercando di raffreddare il tono, quindi di evitare che appunto vada né troppo sul giallo, ma neanche sul verdino, ecco. E quindi sto ogni tanto facendo ancora delle maschere appunto antigiallo, diciamo così, quindi sul viola, oppure ogni tanto qualche shampoo appunto antigiallo. Ho pensato di acquistare il balsamo perché è un po' più corposo e perché allo stesso tempo appunto io ho bisogno anche di idratazione e di districare i capelli. Quindi siccome in doccia adesso, come appunto mantenimento da fare ogni tanto, ho lo shampoo antigiallo, ho pensato di acquistare il balsamo appunto per dare quella sferzata in più ai miei capelli, sia nell'idratazione che nel tono freddo, eventualmente anche da mischiare con appunto le altre colorazioni che ho a disposizione. Quindi è per fare un pochettino di esperimenti e per cercare appunto di non andare in giro con questo cavolo di verde. Ecco, purtroppo è molto difficile perché comunque non è un colore, è solo un riflessante, diciamo così, però qualcosina fa, soprattutto se usato in combo con altro. Male che vada, rimane un balsamo, quindi comunque l'ho acquistato, visto il bassissimo prezzo, perché l'avevo già utilizzato e comunque per questo utilizzo mi sono sempre trovata bene. E questo costa, dove? €1,99, quindi si può fare. Anche perché l'altro shampoo colorato costa molto di più perché costa quasi sui 5 euro, mentre il top, ovviamente, che è quello L'Oreal, costa 11, 14, 15 euro, secondo insomma di come lo trovate. Quindi ho detto, ma sì, dai, per il momento prendiamo questo. Poi ho preso un prodottino che non avevo mai provato, per me una novità, che sono curiosa di testare, ecco, e che farò testare anche a Nicola, perché anche lui in realtà usa pochi prodotti di bellezza, diciamo così. Però quando ha qualche esigenza poi mi viene a chiedere, e per esempio lui utilizza sempre il mio prodotto preferito, antibrufoli, che è di MAC, che è il Blemish Control Gel, che però purtroppo per noi è uscito di produzione, per cui io ne avevo fatto scorta, ho l'ultima confezione disponibile e lui me la sta letteralmente consumando perché è veramente veramente efficace. Avevo già acquistato un prodotto simile di al verde, che però non ha assolutamente la stessa identica efficacia. Si vede che è un prodotto più naturale, qualcosina fa, ma non ai livelli del Blemish che in 2 giorni ti secca il brufolo. Mi stavo buttando su un prodotto di Lavera, che era tra l'altro in offerta a 5-6 euro,
sempre appunto per i brufoli, ma poi ho buttato l'occhio su questo e costando molto meno ho pensato che forse in questo caso, nel caso di appunto questo tipo di problema, forse il bio non è proprio quello che fa per me, ma mi ci vuole qualcosa di un po' più strong, anche se forse più chimico. Comunque mi sono buttata su questo prodottino di Balea, pagato 1,99 euro anche lui, che è appunto un SOS gel, fatto così, sono 15 ml e dovrebbe avere, esatto, l'applicatore insomma piccino piccino, perché va messo appunto direttamente sulle imperfezioni per asciugarla. Leggiamo un attimino. Balea gel antibrufoli SS con acido salicilico, per pelli impure. La formula antibatterica asciuga velocemente i brufoli e ne previene la formazione. Uso applicare al bisogno sulla pelle detersa asciutta. Iniziare applicando una volta al giorno una piccola quantità di prodotto su brufoli e punti neri. In caso di buona tollerabilità, aumentare a due applicazioni giornaliere. Se la pelle si dovesse spellare, tornare ad una sola applicazione al giorno. Quindi sì, questo addirittura se parla di spellare. Credo che sia un prodotto che va ad asciugare molto la pelle, a seccarla un po', però asciugare appunto le imperfezioni. Quindi credo che sia un po' più simile al mio amato Blemish Control Gel di MAC rispetto ai prodotti naturali, e magari non tutti, però quantomeno quello al verde che ho provato io, sicuramente non è così efficace, ecco. Li metterò a confronto, magari farò proprio un video specifico su tutti i prodotti antibrufoli per appunto vedere un attimino qual è il migliore, con quale mi sono trovata meglio, quale ritengo più efficace. Comunque per 2,99 euro direi che si poteva provare. Poi ho riacquistato, che in realtà avevo già acquistato a Budapest, la maschera, questa qui col pinguino. E come si faceva a non acquistarla questa qui? Io l'avevo vista appunto in anteprima durante il mio viaggio a Budapest, e che avevo fatto una capatina veloce a B&M, l'avevo vista, e tra l'altro avevo da cambiare alcuni soldi, era l'ultimo giorno lì, l'ultima sera lì, per cui dovevamo anche finire diciamo con le ultime monetine rimaste, quindi la scusa era buona per acquistare qualche prodottino. Comunque c'è un video relativo che al massimo vi lascio su, sicuramente nell'info box, con appunto gli acquisti fatti in questa piccola vacanza Budapest-Vienna. E appunto tra le cose acquistate al DM c'era questa maschera, che è una maschera in tessuto con acido ialuronico ed estratto di arancia. Siccome sapete che quando ne ho una sono un po', diciamo, restia ad utilizzarle, perché poi mi dispiace, soprattutto se sono delle limited edition come questa qui, quando ho visto che era arrivata anche qua ho detto sì, io me la prendo. Perché comunque le maschere di Balea mi piacciono, costano poco, perché questa l'ho pagata 1,49 euro, ovviamente non poco quanto ovviamente le maschere thailandesi o indonesiane, insomma le maschere acquistate proprio a prezzi stracciatissimi nei miei vari viaggi in Asia ovviamente, però per essere maschere acquistate qui da noi sicuramente costano poco, sono forse le più economiche sul mercato, ma io le trovo comunque molto efficaci e piacevoli da utilizzare. Per cui cerco sempre, soprattutto quelle in limited edition, di comprarne almeno due, in modo che una la posso utilizzare tranquillamente senza le remore di dire no, cavolo, poi non ce l'ho più, è così carina e così bellina. Lo so, è una roba da pazzi perché bisognerebbe comprarle per utilizzarle, però sta di fatto che effettivamente il mio cervello un po' ragiona così. Quindi quando l'ho vista ho detto io ne compro un'altra. Poi ultimo prodottino acquistato al DM, ed è anche il più costoso di questa spesa, perché l'ho pagato 9,90 euro in offerta, però anziché 14,90 o 15,90, non mi ricordo se 14 o 15, comunque ho pagato 9,90, quindi un buon prezzo, diciamo così, ed è un siero, chiamiamolo un principio attivo puro, che va tanto di moda poi ultimamente.
ed è il retinolo, eccolo qui. È di Venus, io di questa marca avevo già acquistato la vitamina C, sempre al DM, sempre con questo prezzo, sempre in offerta, perché sono ovviamente a 15 euro, anche no. A 9,90 ancora. Sono, mi sembra 30 ml, esatto, 6 mesi di PAO. E allora, cosa dice? Pro Retinol Repair, concentrato riparatore notte, stimola il rinnovamento epidermico, accelera la riparazione notturna, uniforme, illumina, perfeziona. Questa linea Lab di Venus è una nuova linea di trattamenti che appunto si ispirano a questi principi attivi della medicina estetica e quindi hanno creato dei sieri proprio con questi ingredienti. C'è la vitamina C, c'è il retinolo, c'è il collagene, c'è l'acido ialuronico. Ovviamente l'acido ialuronico non l'ho acquistato perché so che posso trovarlo anche a meno. E ce l'ho, ecco, ho comunque una in uso che in realtà è praticamente finita, più altre due confezioni di altre marche di acido ialuronico. E so che quello comunque lo posso anche trovare a meno. Vitamina C l'avevo acquistata a 9,90 perché era il primo prodotto, diciamo, che acquistavo come si dice, alla vitamina C pura, diciamo, e non volevo spendere tanto e in realtà non l'avevo mai trovato comunque a meno di quel prezzo, quindi l'ho acquistato. Stessa cosa vale per appunto il retinolo. Forse quasi sicuramente in realtà sia Skincare Evolution che quell'altro, come si chiama? The Ordinary, di cui poi tra l'altro Skincare Evolution trae ispirazione. Sicuramente hanno un prodotto simile, probabilmente anche più puro magari rispetto a questo. Adesso io l'inci qua non è sicuramente un prodotto bio, naturale o quant'altro. Ecco, però vi metto l'inci così se vi interessa gli date un'occhiata. Spero che si veda. Comunque, ecco, non l'avevo mai visto in giro in commercio, comunque non è così semplice da trovare e questo prezzo mi sembrava comunque un buon prezzo. E dice, durante il riposo notturno tutti i segni del tempo si riducono, rughe, rilassamenti, macchie scure. Al risveglio la pelle è più elastica, uniforme e luminosa, sembra un miracolo. Formula studiata per garantire massima efficacia e tollerabilità. Non contiene coloranti, derivati di origine animale, petrolati e profumo. Il retinolo è il più potente rinnovatore antietà, fondamentale per contrastare l'invecchiamento della pelle. Pro Retinol Repair si applica la sera e agisce durante il sonno per stimolare il turnover cellulare e combattere rughe, macchie scure e colorito spento. Bastano, rugliosolato di giovinezza, bastano poche gocce ogni sera per potenziare l'efficacia dei trattamenti anti-rughe e anti-età. Allora, io ovviamente non è che sono così vecchia da aver bisogno di un potente prodotto anti-età, però diciamo che curare, prevenire è meglio che curare. Siccome ultimamente mi sembra di essere invecchiata tutta assieme e quindi questi 32 anni mi sembra che siano arrivati tutti in una volta, ho iniziato ad avere i primi problemi con le rughe, qua le ho sempre avute, però diciamo che mi danno fastidio relativamente, ma quelle sotto gli occhi io le odio. Un po' sono stanca, quindi sicuramente il mio contorno occhi è rugoso non solo perché sto invecchiando, ma perché comunque risento tanto del bisogno di sonno e della disidratazione, soprattutto perché non bevo niente. E questa è una pecca assolutamente per il mio corpo, perché non solo sul viso, ma anche proprio sul corpo, sul culo, sulla cellulite, si vede che c'è la mancanza di liquidi, quindi dovrei assolutamente bere di più, purtroppo non ce la faccio, vabbè. Però, insomma, per questo motivo, per il fatto che comunque non mi sento tanto bene in questo periodo e mi vedo veramente un cesso, magari non oggi, oggi sono anche carina, dai. Sì, più o meno.
Però ci sono giorni in cui veramente non riesco a guardarmi allo specchio, tanto mi vedo stanca, brutta, invecchiata, corrugosa. E può sembrare stupido perché magari uno dice: ma no, ma cosa ti lamenti a fare? Però ognuno pensa per sé, ognuno vede se stesso, quindi ognuno deve stare poi bene con se stesso. E quindi diciamo che avendolo trovato in offerta, ho deciso di prenderlo. Sicuramente non è il prodotto che aprirò ora, diciamo nell'immediato, non sarà il prossimo prodotto che vado a utilizzare, però mi porto avanti perché comunque non ha scadenza ma a PAO, quindi finché rimane qua chiuso tutto va bene e può essere anche che magari lo aprirò tra 1 anno, 2 anni, insomma, perché no? Però mi sono portata avanti e se dovessi sentirne il bisogno e la necessità ce l'ho e acquistato. Scusate, comunque in offerta, quindi vabbè, l'ho preso. Perché mi sembrava di non aver speso tanto, capito? Quindi quando dico no, vabbè, ma non ho preso tanto oggi, posso prendere qualcosa, posso concedermi qualcosina, ci caccio dentro robe che magari non ho mai preso e poi dico, mannaggia te, vabbè, a me, più che a te. Poi, siccome sono stata dall'erborario, ovviamente sono arrivata tardi, quindi non ho preso nulla con gli sconti che c'erano, ma volutamente non sono andata perché sennò rischiavo di portarmi a casa ancora cose, veramente ho la casa piena, non so più dove metterli, veramente questo spero che sia l'ultimo video haul, almeno fino a quest'estate. No, beh, sto dicendo una stronzata, è impossibile. Però, insomma, ci proviamo. Però veramente la casa piena, non so più dove mettere le cose. L'armadio, oltre ai vestiti, adesso si è riempito di prodotti, per cui sto un po' esagerando. Cioè, compro di più rispetto a quello che poi consumo e questo non va bene. Quindi se io li consumassi con la stessa frequenza, ok, ma così va bene le scorte, ma fin troppo. Per cui ecco, ho evitato di andare dall'erborario anche se lo vedevo tutti i giorni e vedevo che c'era il 50% di sconto. Ho detto no, non ci entro neanche. Anche perché comunque sono cari, quindi anche col 50% non è che spendi 2 euro che dici vabbè, dai, compratelo. Costicchiano già un po' di più. Quindi per evitare di essere troppo invogliata, non ci ho messo piedi. Siccome però, tornando ai problemi miei di insonnia, stanchezza e quant'altro, ho veramente problemi a dormire la notte, una mia amica mi ha consigliato la tisana di biancospino e mi ha detto vai all'erbolario che ce l'hanno. In realtà quella che mi diceva lei non c'era, però ho preso una tisana che, perdonatemi se non ce l'ho qui in questo momento, ma l'ho lasciata in cucina perché l'ho già bevuta 2 volte e non ho voglia di alzarmi e di interrompere il video adesso per andare a prendervela. Però si chiama Sedanerv. Già il nome è tutto un programma perché seda i nervi, quindi è una tisana, diciamo, che aiuta anche per quanto riguarda i problemi di ansia, di agitazione, a calmare, insomma, per facilitare il riposo notturno. Contiene diversi ingredienti, non solo il biancospino ce n'è in una piccola percentuale, insieme ad altri ingredienti, tra cui lavanda, verbena e altra roba. Ve ne parlerò quando, insomma. Sicuramente la vedrete in altri video, prodotti magari finiti o preferiti o quello che è. E cosa vi stavo dicendo? Quindi non c'era quella sola biancospino e quindi ho deciso, consigliata dalla commessa, di acquistare quella. Non ho preso quella sfusa perché mi è scomoda sfusa, quindi ho preso quella con le bustine classica, più comoda. Costa un fottio, quindi ecco, spero che sia poi efficace, anche se in realtà avendola già utilizzata 2 volte vi posso dire che il sapore è molto buono, la profumazione anche, però niente di speciale. Speravo sinceramente in qualcosa di più, visto il prezzo, perché costa 6 euro a prezzo pieno, gliel'ho pagata 5,40 perché ho lo sconto dipendente del centro commerciale dove si trova il negozio, quindi un 10% di sconto. E comunque 5,40 euro per 20 bustine di tisana che potete trovare di altre marche o anche per esempio al DM ci sono 1000 brand diversi a molto meno. Insomma, mi aspettavo qualcosina di più, sono sincera. Però l'ho utilizzata solo 2 volte, quindi diamogli tempo. Perché magari è una cosa che comunque va presa con costanza per avere i suoi risultati, un po' come in tutte le cose. Io speravo che fosse immediato, quindi quella sera lì, dopo tipo 3 notti che non dormivo, mi sono bevuta sta mia tisana
Eppure io alle 2:30 ero ancora lì con gli occhi spalancati così. Quindi, boh, vabbè. L'ho bevuta anche ieri sera. Pochettino meglio, però insomma, poi c'era Nicola che russa in parte, quindi anche lì è un problema. Dovrei prima occuparmi di lui, del suo russare, e poi dopo forse risolverei anche i miei problemi di insonnia. Comunque, sta di fatto che la tipa, la ragazza molto carina con la quale ho chiacchierato quella mezz'oretta dentro all'erbolario, mi ha lasciato anche un po' di campioncini. Io gli ho detto, guarda, poche robe corpo perché non ne uso molte. Mi ha dato, vabbè, un bagnoschiuma, questo tra l'altro devo già averlo utilizzato e provato, non mi ricordo né quando né dove né perché, ma io questa roba qua l'ho già vista, forse me l'ero portata anche in vacanza, perché loro comunque danno spesso dei campioncini anche a noi, dei negozi vicini, quindi questo sicuramente l'ho già provato. Poi c'è albero di Giada, gel detergente viso e mani, effetto seta, questo è interessante, anche se io devo dire che non sono un amante dei campioncini, anzi. Però in vacanza sono comodi, quindi in realtà poi dopo, cioè, li utilizzo così, difficilmente mi rimangono impresse tanto da poi spingermi a comprarli. Però vabbè. Poi latte di pulizia per il viso al cetriolo e alla mamelide, dermopurificante per pelle mista e grassa, perché gli ho detto appunto che avevo pelle mista. Ed è questo qui, questo mi ispira. Poi, acido ialuronico, BB cream, crema viso con SPF 15. Anche questa gli ho detto io che volevo qualcosa all'acido ialuronico perché avevo sentito parlare del loro acido ialuronico. E quindi mi ha dato questa. Mi ha dato il contorno occhi e tripla azione, sempre all'acido ialuronico. E la crema mani tripla azione. Sempre all'acido ialuronico, che veramente crema mani. Io odio un po' le creme mani, cioè non è che le odio, non le uso. Shampoo doccia con estratti di baobab e caffè vera, energizzante tonificante. Questo qui invece è per uomo, quindi lo darò a Nicola. E questo è tutto per quanto è tutto, ma ci vediamo tra pochissimo con un altro video con gli acquisti di abbigliamento fatti alla fine dei saldi. Ciao ciao!